Talks. Come faccio ad accorgermi se qualcosa non va? Cioè, parlando di postura, come faccio a capire quali sono, cioè, qual è un sintomo per dire ok, ho bisogno di un avviso, ho Allora, bisogno di una DAT, ho bisogna bisogno, dividere non lo anche so. per fascia d'età, ok? Ad Ok. esempio, nella fase evolutiva, quindi se siamo all'incirca più o meno dalla prima media, quinta elementare anche, prima media è la fase, insomma, dove abbiamo il picco di maggiore crescita, lì si possono andare a creare, insomma, ad instaurare dei dismorfismi e paramorfismi, quindi delle problematiche relative. Cioè, non mi Ma perdonare, Christian non sa neanche una relative parola. Cioè, alla credimi, colonna se la vertebrale. dottoressa parlava in inglese, forse Christian capiva qualcosa in più. E su questo, diciamo, su questo Però siamo quasi è sicuri. pur vero che ultimamente, nell'ultimo annetto, mi capita anche di avere tanti giovani, cioè vi parlo di terza media, primo superiore, che hanno proprio dei veri e propri dolori Preadolescenza. sì, dei veri e propri dolori alla colonna vertebrale, cioè Come mai? proprio mal di schiena. C'è un indicatore comune o No, no, non tutti hanno la stessa vita, cioè magari chi non fa proprio sport e fa non è divaning, riconducibile a qualcosa di no, comune, no, chi porta no. troppi libri nello zaino, Sì, madò, vabbè, ma lì è un vabbè, lì, altro, è ancora un altro discorso, ma perché la scuola mentre non si evolve? Dico io, nella dai, fategli portare il tablet, sì, no, nella mio nell'età figlio fa la 4.0, portano il Chromebook. Bah, boh, I vabbè, libri te li bello, dai, compri, bello, sì, tanto è riformare del sperimentale, ma sta futuro. andando molto bene la cosa. E, Comunque. mentre invece per quanto riguarda gli adulti, solitamente la prima problematica è dolore, fastidi, poi ci sono varie tipologie di vari tipi di sintomatologie, che possa essere anche un mal di testa mio-tensivo, non per forza il mal di testa può essere derivante, non so, da una pressione alta, ok? Fatevi sempre i controllini, mi raccomando. Importantissimo. Sì, infatti. Prevenire è sempre meglio Che per curare. curare, perché arrivarci in tempo è fondamentale, succede soprattutto tantissime Non cose. fate come me che andate a farvi vedere quando proprio non ce la fate più. Sì, perché poi dopo mi arrivano, sono bloccata con la Ci vuole schiena, il devo venire tempo. subito, posso venire stasera, posso venire domani. Io Sì, poi si mette fretta al professionista. ho l'ansia di farli No, venire però no, e fare il io miracolo. vabbè, io non ho fatto così, però in effetti cioè, No, però ho capita, sofferto, può capita. capitare, Sì, dai, certo. capita. Non ci diciamo bugie, capita spesso e No, volentieri. Non arrivati al capita limite, assolutamente. mannaggia, non arrivati al limite, perché poi è sempre comunque più difficile anche per chi vi deve aiutare a tornare indietro, perché poi vi dovete abbuffare di farmaci e tanto. Abboffa, Ma soprattutto. termine tecnico che Dopo dismorfismi e paramorfismi, abboffare. abboffare di Proprio sulla ricetta abboffare. medica, il medico scrive Quindi, abboffati, abboffati di abboffati pernirosil 12 Spirulis brindin drui, ok, grave, così grave, chiamiamo. Quindi di conseguenza greve, anzi. l'adulto abbiamo rigidità, dolore, vari sintomi dal mal di testa, formicoli vari, dolore localizzato, difficoltà di movimento. E soprattutto, come abbiamo detto l'altra volta, non ci lavorate sopra. Vedo gente che riesce a guardare a malapena dritto, no? Perché sta tutta incurvata e continua con quello che poi, paradossalmente, continua a fare esercizi, palestra, Ma eccetera, evidentemente li sta eccetera. facendo nel modo scorretto, perché Esatto, con quello è un che quello uccide, disequilibrio, cioè, di no, si fatto. va a instaurare un disequilibrio cioè, dei vari distretti muscolari. Se tu Certo. mi fai solo petto, è normale che le spalle si chiuderanno così in avanti, per dirne Certo, una, normale, ok, sì. la più banale, Diciamolo, diciamolo, perché ok? comunque trattando sport e salute c'è qualcuno che fa palestra che ci guarda, quindi È diciamola sta normale cosa che qua. te Dilla un'altra viene. volta, va, che magari la mettiamo come Un reel. po' come Se fai quando solo petto va a una finire che volta, vai ma giù così. vi racconto questa, Vai, che comuni aneddoto. ho detto delle donne la cellulite, sfatiamo quest'altro mito, Dai. uomini, fare calcio non vuol dire non allenare le gambe, fare la partitella settimanale non vuol dire non fare gambe in palestra. Mi ricordo una volta, venne una persona giù in palestra, disse: No, guarda, senti, io vorrei fare una scheda, però vi vorrei concentrare principalmente sulla zona alta, perché tanto gambe vado a fare la partita di calcio 2 volte a settimana. Che c'è secca, che Che c'è? c'entra?
fa due squat muore. No. Sì, sì, certo. No, quindi di conseguenza mi raccomando, fatevi seguire da personale. Posso confermare. È arrivato Sasà praticamente in palestra. Facendo quello che faccio e allenando le gambe anche in modi abbastanza ignoranti alle volte, comunque in sala pesi ho direttive di allenarle. Gli squat li devo fare per forza e vi giuro che mi fanno male. Quindi vuol dire che sono modi diversi, la partitella. Sì, cosa fondamentale, in qualsiasi cosa fatevi seguire dai professionisti. Esatto. E non da persone improvvisate sicuramente. Informatevi sempre. Il cugino. Informatevi sempre. Cugino dell'amico. Sai, cugino dell'amico, bravo. No, sai, io magari... Allora, apro quest'altro piccolo discorso che mi dà fastidio. Perché non è che se... una persona ha dei risultati, tipo guardiamo Sam Sulek che alza 100 kg. Chi è Sam Sulek? Cazzo è Sam Sulek? Non conoscete Sam Sulek? Qui su YouTube oramai è un mito, nel senso, è un ragazzo giovanissimo che naturalmente in America si bomba, si fa un sacco di bombe enorme, mangia tipo alla colazione 7 litri di latte, tra cui 5 sono normali, 2 sono col latte a cioccolato. Quello alto 2 metri con una mascella. No, una mascella così, i capelli lunghi, il cappellino all'indietro, sempre lui. Comunque, a prescindere, non è che se un amico è grosso, allora io mi faccio fare la scheda dall'amico. Con la dieta. Allora, con la dieta. Ma scusa, è quello che fa, è quello che fa, è tipo la controfigura, quello che imita Anma del manga. No, non so neanche di che manga stai parlando. Io sono una persona normale, non guardo i manga. Salutiamo tutti gli amici che guardano i manga. Salutiamo. Poi, che poi non si guardano ma si leggono. Però, vabbè. Comunque. Quelli sono gli anime che si guardano. Ne so più. Io. Andiamo avanti. Sam Sulek. Che ne sai più te? Perché? Dove? Perché è più giovane. I manga esistono da quando sono nato. Perché dovresti saperne più te? No, ho detto una cosa, bisogna sfatarla. Io ho detto manga perché dicevo manga. Ma i manga guarda, si guardano, i manga si leggono. E non li guardo. Allora ragazzi, Sam Sulek cam uno a me, grazie. Hashtag Chris out. Ok? Per mandarlo fuori dal podcast. Va bene? Perché non ce la faccio. Non ce la faccio. Ma se due femmine litigano di meno, ve lo giuro. Due donne, scusate. Sì. Due donne. No, non si dice femmine. Se no le femministe si incazzano. E allora che si chiamassero donniste, scusa. Donniste. Scusa. È bella. No, scusa. Tu non vuoi che ti chiamarti femmina, però di regola diciamo che la donna, per chi non lo sapesse, femmina fa riferimento alla femmina dell'animale, donna all'essere umano. Vabbè, va bene, ok. Comunque stavo dicendo anche la cosa gender. Basta. Saluta tutte le donne. Sam Sulek i manga e salutiamo tutte quante le donne. Sì, i manga non si guardano comunque. Vai. Non si guardano. Ti stavi arrivando al dunque, ok. Io dicevo, affidatevi a dei professionisti, non a mio cugino. Che se no, salutiamo come suo sa, cugino penso, tra le altre come cose. Sa, come è capitato discepoli. Che venissero al CN Salus anche dopo che avevano fatto delle diete, no? Quella poi mia cugina ha fatto la dieta. No, mia cugina ha preso una specializzazione c'è gente che studia anni l'alimentazione, studia quello. Poi arriva quello, mio cugino ha detto che Sasà mi ha scritto che i carboidrati sono energie veloci, ok? Allora, però diciamo che è vero, ci sono delle verità, internet insegna tanto anche su ecco qua, i social purtroppo rendono il tutto molto 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 più veloce, più veloce un'informazione che fluido. In realtà troppo fluido, esatto, un'informazione che magari va studiata, va capita un significato dietro, se no chiediamo a ChatGPT, facciamo la scheda, fammi una scheda, quello ti fa la scheda, cioè non è che c'è gente che studia, quello intendo. No, la cosa preoccupante è che questo avviene anche con i farmaci, che non si fa corsi farmaceutici, ok. Vorrei dire una cosa, per favore, la potete, non so, fare un video con la mia faccia, non so, qualcosa del genere. Zoom sulla doc, zoom sulla doc. Vai. Un attimo, se ci siamo.
per giunta è illegale fare le schede a mio cugino o all'amico, perché se ti denunciano e ti fai male allora io combatto per questa cosa da anni, ok, da quando ho cominciato a studiare. I nervi non si accavallano, ok? Questa va a finire, va proprio bene. Ok, non esiste pesante. Il nervo accavallato, dottoressa. Aspetta, però devo scendere dal trono. Vabbè, va lo stesso, che te frega. Però adesso spieghi un attimo, perché comunque nervi, uso comune. Allora, immaginiamo. Ma come? Io, scusa, quando faccio così mi si accavalla sempre il nervo. Hai capito? Uso comune le orecchie, dirlo, mi sanguinano le orecchie, non lo dite mai più, vi prego. E si vede che ti sei accavallato il timpano. No, si accavalla un piffero. Ok, allora piffero, i nervi sono lì nella loro guaina che danno l'impulso, okay? Cerco di trovare le parole più semplici possibili. Come se lo spiegassi a me. Ok, che danno l'impulso, arrivano nel muscolo, ok, sì. Ma non si muovono da lì. Spesso e volentieri, quando tu dici mi si è accavallato un nervo, è una rigidità del muscolo. È il muscolo che magari che si rigidisce, irrigidisce. Bravissimo. Grazie. Ma non si accavalla nulla, chiaro? Non me lo fate sentire mai più. Ti immagini se si accavallassero veramente? Vedi un'immagine troppo carina, i nervi fondamentalmente disegnati hanno una forma ben precisa e c'era questo nervo sopra un cavallo. Ah, bellissimo. Con la scritta "i nervi non si accavallano". Questa è una vignetta. Sì, è una vignetta. E quindi no, ci tenevo a dire questa cosa perché mi stresso.